Dunque, ci sono dei problemi sullo stato ai riforme, sullo stato gassoso, perché adesso cominciamo a vedere le caratteristiche dello stato solido. Allora, oggi cominciamo a parlare dei solidi puri, non delle, diciamo così, dei solidi, delle miscele che si trovano allo stato solido, o dei solidi costituiti da più fasi solide messe assieme. Diciamo che è abbastanza importante, abbastanza interessante capire un pochettino le proprietà dello stato solido, perché in effetti noi in questo corso qui materiali non ne facciamo. Perché non ne facciamo? Perché è un corso che è addizione chimica applicata e la chimica applicata si rivolge ai materiali. Il problema qual è? È che di tempo ce ne sta troppo poco. Allora io invece di fare molte cose male preferisco fare un po' meno cose bene, quindi farmi un buon corso di chimica di base e fare essenzialmente due materiali, che sono i materiali di consumo, i combustibili e le acque, che sono di grande interesse per l'ingegnere industriale, qualunque ingegnere industriale noi andiamo a considerare. Però questa lezione, questa lezione che faccio oggi è che anche la prossima sarà tutta quanta sullo stato solido, insomma, diciamo sullo stato solido ci perdono 3-4 ore, qualche cosa del genere, è abbastanza importante perché mette i presupposti per lo studio delle proprietà dei materiali. Cioè, se voi in corsi diversi da questo studierete un pochettino di materiale, quello che io vi dico in questa lezione vi servirà molto. Vi faccio un esempio: il corso di metallurgia e metallografia che vi farà il professore Iacoviello, se voi diciamo apprendete bene quello che io faccio in queste lezioni qui, sicuramente vi sarà di grande aiuto per la comprensione delle proprietà dei metalli, per la comprensione delle proprietà degli acciai. Diciamo che alcuni esempi che farò in queste lezioni qui si rivolgeranno proprio al ferro, poiché gli acciai sono una soluzione solida di carbonio in ferro. Ripeto, capire quello che viene fatto in queste lezioni qui, anche se noi non facciamo dei materiali che si trovano allo stato solido in questo corso, vi permetterà di capire con abbastanza facilità le lezioni di altri corsi. Se poi questo stato solido voi, diciamo così, non lo studiate o non capite niente, o dicevo, wow, non si studia, tagliamo questa parte, non è che succede niente, può essere pure che passate l'esame, perché all'esame chiaramente io vi chiedo qualche cosa, non è che vi chiedo 50 domande fino a che non ne trovo una che non ne sapete, insomma. Io quando vi ho fatto 2-3 domande e voi rispondete, io sono felice, ringrazio il Padre Eterno, il mondo più alto che potete avere, e potete anche essere che non studiando una cosa voi prendete un voto buono. Quindi insomma, diciamo, è una questione anche di fortuna o di sfortuna quella lì di fare i tagli al programma. Diciamo che però non è saggio tagliare questa parte qui del programma, perché? Perché vi ripeto, noi non facciamo materiali allo stato solido, quindi non è una lezione indispensabile per capire altre cose, però è una lezione che vi aiuterebbe a capire delle cose di altri corsi, chiaro? Quindi sicuramente metallurgia e metallografia queste lezioni vi aiuteranno molto, e non lo so se più avanti ci sarà qualche corso in cui si fanno un pochettino di materiali. Sapere, diciamo, una buona comprensione delle proprietà dello stato solido sicuramente vi permetterà, diciamo così, di capire le proprietà dei materiali molto rapidamente. Allora, quali sono le caratteristiche dello stato solido? Le caratteristiche dello stato solido sono quelle là di avere forma e volume proprio. In effetti, a andare a differenziare il comportamento di stati condensati della materia. Gli stati condensati della materia sono il liquido e il solido. I liquidi perché sono diversi dal solido? I liquidi sono diversi dal solido perché i solidi hanno la capacità di sopportare gli sforzi di taglio connessi al proprio stesso peso, i liquidi no. È chiaro? Quindi noi per solidi non andremo a considerare soltanto quelli là che sarebbero i solidi, diciamo così, a rigore, perché io i solidi, vi ho detto, quali sono le caratteristiche dello stato solido? Le caratteristiche dello stato solido sono praticamente quelle di avere particelle vicine e ordinate. Invece noi andremo a considerare solidi tutti quanti quelli là che mantengono la loro forma e il proprio volume. È chiaro?
Quindi quelli là, quei materiali che hanno la capacità di sopportare gli sforzi di taglio connessi al proprio stesso viso. In effetti può risultare un pochettino strano che a differenziare i solidi dai liquidi cosa sia, non sia una proprietà chimica, è una proprietà fisica. Ed è una proprietà fisica molto particolare. Il solido è capace di sopportare gli sforzi di taglio connessi al proprio stesso peso, il liquido no, ha bisogno delle pareti di un bicchiere, l'acqua, per mantenere la sua forma. Se gli togliete le pareti del bicchiere, in teoria si dovrebbe andare a spandere sopra il tavolo, cadere per terra, sotto forma di uno strato monomolecolare. Lo strato non è monomolecolare perché? Perché interviene un altro fenomeno chiamato tensione superficiale, del quale grazie a Dio non parliamo perché è abbastanza complicato. Va bene, allora vediamo un pochettino di presentare quali sono i vari tipi di solidi che esistono. Allora facciamo un bello specchietto, anzi invece di chiamarlo specchietto, che specchietto è una parola volgare, facciamo un quadro sinottico. Allora, in questo quadro sinottico classifichiamo i solidi. I solidi possono essere ordinati o disordinati. A loro volta i solidi ordinati si dividono in due tipi. I solidi a legami direzionali e a legami non direzionali. I solidi disordinati, invece, vengono chiamati anche vetri, si dividono in vetri inorganici e in vetri organici. Allora, oggi vorrei fare solamente una presentazione di tutte quante queste, diciamo così, questi tipi di solidi che noi siamo andati considerando, senza scendere, diciamo, nei particolari. Cosa voglio dire con questo? Dunque, i solidi si dividono in solidi ordinati e solidi disordinati. Cosa voglio dire con questo? Vi ho detto praticamente che le caratteristiche dello stato solido sarebbero quelle là di avere delle particelle vicine e ordinate. Cioè, ordinate cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire praticamente che queste particelle descrivono nello spazio dei poliedri. Poliedri che cosa sono? Sono dei solidi geometrici. Queste particelle occupano tutti i vertici di questo poliedro e alcune volte occupano anche il centro del poliedro o il centro delle facce del poliedro. Questo poliedro viene chiamato cella elementare. Adesso, dalla ripetizione della cella elementare nelle tre direzioni dello spazio, noi abbiamo praticamente tutto il solido. Va bene? Molti solidi hanno questa caratteristica, cioè sono dei solidi ordinati in cui ogni particella si trova praticamente ai vertici di un poliedro o al centro delle facce o al centro del poliedro, per cui questo tipo di definizione che noi abbiamo dato risulta pienamente rispettato. Però ci sono anche delle particelle in cui non si può andare a rilevare un ordine a lungo raggio. Cioè, in poche parole, le particelle che compongono il solido sono disordinate. Cioè, noi che cosa andiamo a notare? Andiamo a rilevare in questo solido il disordine strutturale tipico di un liquido.
Cioè, un liquido noi che cosa abbiamo? Un liquido noi abbiamo praticamente che le particelle sono vicine, ma sono disordinate. Cioè, se noi andiamo a vedere le molecole d'acqua come si sistemano nell'acqua liquida, noi abbiamo praticamente che queste molecole d'acqua sistemate nell'acqua liquida non è che vanno a, diciamo così, individuare dei poliedri di coordinazione che sono ben precisi. No, noi, soprattutto se ci liberiamo da un corto raggio, cioè se andiamo a lungo raggio, non siamo più capaci di andare a rilevare un ordine a lungo raggio. È chiaro? Adesso questi solidi disordinati che cosa sono? Sono dei solidi dal punto di vista delle proprietà meccaniche, ma sono dal punto di vista del disordine strutturale dei liquidi. È chiaro? Adesso vi faccio subito qualche esempio. Vedete per esempio questa plastica di infima qualità di cui è fatta questa sedia qui. Questo sarà praticamente qualche polipropilene, qualche cosa del genere, che è un tipico vetro organico. Cioè, la sedia è solida, direi di sì, io mi vedete, mi seggo sopra e spero di non sedermi per terra, perché sennò mi ho smentita questo brillantissimo esempio che sto facendo. La sedia mi ha tenuto, non mi ha fatto fare una cattiva figura, diciamo così, e praticamente noi che cosa abbiamo? Abbiamo quindi che questo solido, che strutturalmente parlando è un liquido, ha le proprietà meccaniche di un solido, perché non solo sopporta il suo peso, sopporta anche il mio peso praticamente. Io non è che sono questo maialone, però posso dire, un'ottantina di chili, 80-81 chili di peso anche, insomma, quindi è evidentemente un solido. Insomma, sì, vi ho convinti che questo, anche se è disordinato, ha le proprietà meccaniche di un solido. È chiaro? Quindi praticamente, ecco, ci sono alcuni solidi che sono ordinati, ma ci sono anche molti solidi che sono disordinati. Quindi cominciamo a distinguere i solidi ordinati dai solidi disordinati. Nell'ambito dei solidi ordinati, quale ulteriore distinzione noi andiamo a fare? I solidi a legami direzionali e i solidi a legami non direzionali. In effetti qualche cosetta su questo punto già ve l'ho detta, insomma, e la ribadisco praticamente a questo punto della lezione. A legami direzionali, a legami non direzionali, dipende dal tipo di legame che tiene unite le particelle nel solido. Se noi abbiamo dei solidi tipo il diamante o tipo praticamente il ghiaccio, questi sono dei solidi a legami direzionali. Perché? Dunque, nel diamante noi abbiamo che le particelle che compongono il solido, quali sono? Sono atomi di carbonio. Sono atomi di carbonio che hanno subito un'ibridazione di tipo sp3. Quindi che hanno? Hanno quattro orbitali ibridi di tipo sp3 che si dirigono dirette secondo i vertici di un tetraedro. Benissimo, quindi ai vertici del tetraedro cosa si troveranno? Altri quattro atomi di carbonio. Nella prossima seduta vi vedo di procurare un disegnino fatto bene sui libri della struttura del diamante e ve la faccio vedere. Casomai vi faccio vedere pure la grafite, che anche quello è carbonio, però è completamente diverso dal diamante. Insomma. Parliamo un pochettino anche di questo. Insomma. Dicevo... Ovviamente in un solido covalente noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che affinché si possa realizzare il legame covalente, che cosa si deve verificare? Si deve verificare che gli orbitali ibridi di tipo sp3, nel caso del diamante, di un atomo e di un altro atomo, si sovrappongano perfettamente, onde creare questa porzione di spazio dove praticamente gli elettroni di legame si trovino bene. Chiaramente, affinché questa sovrapposizione fra le nubi elettroniche di questi atomi diversi di carbonio, da cui si dipartono quattro nubi elettroniche diverse, affinché avvenga nella maniera migliore possibile, affinché si abbia la massima sovrapposizione di questi orbitali ibridi di tipo sp3, devono essere rispettati dei ben precisi angoli di legame.
Cioè, se le nubi elettroniche di ognuno di questi atomi di carbonio si dirigono verso i vertici di un tetraedro, è chiaro praticamente che se noi prendiamo un atomo di carbonio e lo consideriamo centro di un tetraedro, ai vertici di un tetraedro si troverà un altro atomo di carbonio. Quindi devono essere rispettati dei ben precisi angoli di legame. Cioè, questo vuol dire legami direzionali. Diciamo, questo si verifica sicuramente nei solidi covalenti. Quindi praticamente, vedete, scusate, i solidi a legami direzionali si dividono in solidi covalenti e solidi molecolari. Adesso vi ho fatto un esempio di solido covalente, il diamante. Vi faccio un esempio di solido molecolare. Qual è il solido molecolare, diciamo così, con cui sicuramente in vita vostra voi avrete avuto a che fare qualche volta? Sentiamo. Dunque, i solidi molecolari sono dei solidi in cui le particelle che compongono il solido sono delle molecole. Adesso, secondo voi, l'acqua quando ghiaccia dà origine a un solido reticolato, e quali sono le particelle che si trovano praticamente ai nodi di questo reticolo cristallino? Sono tutte molecole di acqua, per cui praticamente tutte le sostanze che a temperatura ambiente sono dei liquidi o sono dei gas, quando praticamente diventano dei solidi, danno origine a dei solidi molecolari. Quindi l'acqua solida è praticamente un solido molecolare, l'ammoniaca solida è un solido molecolare. Che vi posso dire? Prendiamo un idrocarburo tipo, che ne so, un idrocarburo grandicello, tipo l'ottano. L'ottano solido cosa sarà? Se noi lo portiamo a meno 70, meno 80, meno 100, l'ottano solidifica, diventa solido, praticamente è costituito da un solido molecolare. È chiaro? Che ne so, il tetracloruro di carbonio, che sarebbe il metano è CH4, il tetracloruro di carbonio è CCl4, cioè a ogni atomo praticamente di metano, di idrogeno, voi ci andate a sostituire praticamente un atomo di cloro, cioè il metano è fatto così. Se voi al posto praticamente di ogni atomo di idrogeno ci andate a sostituire un atomo di cloro, è il tetracloruro di carbonio. Il tetracloruro di carbonio solidifica, ma non me la ricordo bene la temperatura, meno 20, meno 30, qualche cosa del genere, ma solidifica. Ecco, il tetracloruro di carbonio solido è un solido molecolare. Anche questo praticamente è un tipico solido a legame direzionale. Perché a legame direzionale? Adesso, quando una sostanza che è allo stato liquido o allo stato aeriforme a temperatura ambiente solidifica, quale tipo di interazione gli ha insieme? O sono attrazioni dipolo-dipolo, o sono legami a ponti di idrogeno, o sono forze di Van der Waals. In ognuno di questi tre casi le molecole si devono disporre in una maniera tale che queste interazioni vengono massimizzate. Cioè, in poche parole, vi faccio un esempio. Se sono interazioni dipolo-dipolo, è chiaro che, ne so, nell'acido cloridrico solido, l'atomo di idrogeno dovrà essere esposto agli atomi di cloro, quindi la molecola si dovrà andare a orientare in una maniera tale che si abbia la massima esposizione degli atomi di idrogeno a tutti gli atomi di cloro che sono caricati negativamente. Quindi il legame è di tipo direzionale. Ad esempio nell'acqua praticamente voi che cosa avete? Avete che si creano tutta una serie di legami a ponte di idrogeno, cioè l'atomo di idrogeno funziona praticamente da ponte fra due atomi di ossigeno. Adesso è chiaro che le molecole d'acqua si dovranno andare a organizzare secondo ben precisi angoli di legame per fare sì che ogni atomo di idrogeno si trova in mezzo a due atomi di ossigeno. Quindi anche nei solidi molecolari i legami sono perfettamente di tipo direzionale. Va bene? Per quanto riguarda poi invece i legami non direzionali,
noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che i solidi a legami non direzionali sono i metalli e i solidi ionici. In effetti anche qui ve l'ho già detta qualche cosa. Sono solidi a legami direzionali. Tutti quei legami non direzionali, tutti quei solidi in cui a tenere insieme le particelle che occupano, che fanno, che costituiscono il solido, sono delle attrazioni di tipo elettrostatico. Nei metalli sono le attrazioni di tipo elettrostatico che ci sono fra gli ioni positivi costituiti dai nuclei caricati positivamente più gli elettroni di valenza, e gli elettroni di valenza che sono delocalizzati a tutto quanto il solido, quindi sempre attrazioni di tipo elettrostatico sono. Nei solidi ionici invece sono le attrazioni elettrostatiche fra gli ioni caricati di segno opposto. Va bene? Adesso, perché io li definisco solidi a legame non direzionale? Perché questo è proprio nella natura delle interazioni di tipo elettrostatico. Cosa vi ho detto nelle scorse lezioni? Vi ho detto che una carica elettrica, positiva o negativa che essa sia, crea un campo elettrico. Il campo elettrico, la natura del campo elettrico, la geometria del campo elettrico creato da una singola carica elettrica è un campo elettrico radiale. Che significa campo elettrico radiale? Significa praticamente che la forza di attrazione con cui attrae tutte le cariche di segno opposto, o la forza di repulsione con cui respinge tutte le cariche dello stesso segno, varia solo con la distanza dalla carica stessa. Ed è tanto più forte quanto più piccola è la distanza. Legge di Coulomb, F uguale meno Q con 1 per Q con 2 fratto R al quadrato, moltiplicato per una costante che dipende dal dielettrico. Giusto? Allora siete preparati, benissimo. Allora, praticamente, il fatto che il campo elettrico sia radiale, che cosa significa? Significa che la direzione non importa. Quindi vuol dire che questa azione di attrazione o di repulsione sarà uguale in tutte le direzioni dello spazio. Sarà uguale davanti, da dietro, sopra, sotto, a destra e a sinistra. Quindi, praticamente, noi che cosa avremo? Avremo che il tipo di legame che tiene unite le particelle che compongono questi solidi, in cui, vi ripeto, la natura che tiene assieme queste particelle è un'interazione di tipo elettrostatico, non avrà carattere direzionale. E questo ci permetterà di andarli a descrivere in certe maniere che non sono troppo complicate. Non voglio dire che sono semplici, ma che non sono troppo complicate. È chiaro? E questo è vero sia per i metalli che per i solidi. Lo faremo nella prossima lezione. Poi, ultime parole che vi voglio dire e poi abbiamo finito. Vetri inorganici e vetri organici. Cosa significa? Dunque, vetri è una, diciamo così, un vetro che cos'è? È un solido disordinato. È chiaro? Un solido disordinato viene chiamato un vetro. Organico e inorganico che cosa significa? Dunque, la differenza tra organico e inorganico è una differenza che in effetti adesso non ha più ragione di esistere, perché è basata su un presupposto erroneo. Cioè il presupposto erroneo su cui era stata fatta la suddivisione tra chimica inorganica e chimica organica era che per tutta una serie di composti che avevano composti chimici che avevano a che fare col metabolismo degli organismi viventi, sia di natura animale sia di natura vegetale, una volta si presumeva che fosse necessaria una certa forza vitale, una certa vis vitalis. All'epoca praticamente i chimici parlavano in latino, non parlavano praticamente in italiano, in francese, in inglese come fanno oggi, ma la lingua degli studiosi era il latino. Quindi c'era bisogno di una certa vis vitalis per andare a sintetizzare quei composti. Invece praticamente tutti quanti i composti che derivavano dal regno minerale non avevano bisogno di questa vis vitalis. In effetti, diciamo, si è visto già a partire dal 1825, l'anno in cui fu sintetizzata l'urea, che è praticamente un composto
che è presente praticamente nelle urine degli umani e anche di molti animali. Mi sembra che la formula dell'urea sia questa, giusto per sfizio, mi sembra che è così, l'urea. Nel 1825 l'urea fu sintetizzata in laboratorio. Allora Stavis Vitalis, Arosta Stavis Vitalis praticamente. Praticamente si vide semplicemente che andandosi a mettere nelle opportune situazioni, tutto quello che viene fatto dagli organismi viventi può essere fatto anche in laboratorio. Diciamo che tante reazioni che negli organismi viventi si verificano con grande facilità, nei laboratori non si verificano con altrettanta facilità. Perché? Perché negli organismi viventi ci sono gli enzimi. Cosa sono questi enzimi? Gli enzimi sono dei catalizzatori biologici. Catalizzatore noi lo studieremo bene quando faremo la cinetica chimica. Cioè è un qualche cosa che rende la velocità di una reazione molto più grande. È chiaro? Allora, quello che una volta era chiamato la vis vitalis, in fondo non era altro che l'azione degli enzimi. Chiaro? Quindi una volta capito questo si è visto che praticamente questa vis vitalis era una bufala, non esisteva questa vis vitalis. Qui, ciò nonostante però la distinzione tra chimica organica e chimica inorganica è, diciamo così, rimasta a designare che cosa? Che la chimica inorganica è la chimica praticamente del regno minerale, la chimica organica è la chimica del regno animale, diciamo così, animale e vegetale. Diciamo che praticamente la chimica organica è la chimica di gran parte dei composti del carbonio e la chimica inorganica è la chimica di tutti quanti gli altri elementi. Però, strano a dirsi, in chimica inorganica sono conosciute poche migliaia di composti chimici, in chimica organica sono conosciuti milioni di composti chimici. Un solo elemento è capace di darmi milioni di composti diversi quando tutti quanti gli altri elementi messi assieme sono capaci di darmi soltanto 6-7 mila composti, non più di tanto. Chiaro? Quindi praticamente questi vetri organici e questi vetri inorganici che cosa sono? Sono due diversi tipi di vetri. Diciamo, nei vetri organici sono dei vetri praticamente in cui è presente sempre il carbonio, alias, in poche parole, che cosa sono? Sono i materiali macromolecolari, sono i polimeri, cioè sono la plastica di questa sedia fetente, sono praticamente la plastica di cui è fatta questa bottiglia qui, che è un polimero che si chiama polietilenterftalato, sono la plastica delle bottiglie dello shampoo che praticamente sono polietilene, quindi questo. E invece i vetri inorganici che cosa sono? Sono degli altri solidi disordinati in cui però non derivano dalla chimica organica. I vetri inorganici sono essenzialmente dei derivati della silice SiO2 che si può trovare sia in forma cristallina sia in forma amorfa. Nelle prossime lezioni, diciamo così, adesso i solidi covalenti, i solidi molecolari ve li ho più o meno spiegati. Vi farò vedere qualche modellino di solido molecolare e di solido covalente, spero la lezione prossima. Poi passeremo a fare i metalli e i solidi ionici e dirò poi due parole sugli organici e sugli inorganici. Va bene?